Salve, sono il dottor Rosario Puglisi, e mi occupo prevalentemente di parodontologia e chirurgia orale. Oggi sono stato qui al congresso parlando di recessioni parodontali e la terapia chirurgica per trattare le recessioni parodontali. Mi occupo prevalentemente, come dicevo, di parodontologia chirurgica e chirurgia orale e le gengive sono, diciamo, il mio pane quotidiano. Come ricoprire le recessioni, come individuare le recessioni, come trattarle e come spiegare ai pazienti il mantenimento dei risultati ottenuti dopo la chirurgia o anche quando non è possibile affrontare subito la chirurgia, il mantenimento nel tempo per poi affrontare successivamente magari il trattamento chirurgico. Abbiamo parlato delle recessioni associate al trattamento ortodontico perché spesso in pazienti sia minorenni che adulti dobbiamo affrontare anche i problemi mucogengivali in un contesto di terapia interdisciplinare e non multidisciplinare come spesso accade. E abbiamo spiegato che le recessioni vanno trattate a volte prima, a volte dopo il trattamento ortodontico, perché dipende molto dal tipo di movimento che poi il trattamento ortodontico farà ai nostri denti e ai denti dei nostri pazienti. Il trattamento chirurgico può essere fatto in vari modi, con varie tecniche, e penso che abbiamo spiegato bene anche quando utilizzare una tecnica e quando utilizzarne un'altra.